della piroga di stasera è un atto dovuto nei confronti della cittadinanza perché, e anche della piroga, perché noi conserviamo questo bene culturale di inestimabile valore e lo abbiamo abbandonato negli ultimi anni a se stesso. Per fortuna la piroga non ha subito danni irreversibili in questo periodo di abbandono e quindi siamo sempre in tempo a restaurarla e ad occuparcene. Ci sono tre passi da fare: il primo era riappropriarsene, farla vedere alla cittadinanza, far conoscere appunto l'abbandono, ma anche dire che la piroga comunque sta bene. Il secondo è mettere a posto la teca che si è lesionata e ormai da 3 anni perde acqua e che mette, quindi questa perdita mette a rischio la vita stessa della piroga. E il passo successivo è invece quello di fare un restauro conservativo che ci consenta finalmente di esporla e di farla diventare non solo appunto visibile ma anche visitabile, e quindi un bene attraverso il quale fare turismo e sviluppo culturale buono per questo paese.